Prefetto De Marinis questa mattina ha raccolto le preoccupazioni dei sindacati, dei lavoratori della Thales, azienda che non ha né smentito né confermato lo spostamento, per cui i lavoratori rimangono preoccupati. Come ha raccolto questa preoccupazione? Sono venuti i sindacati, RSU, anche alcuni rappresentanti dei lavoratori, e la loro preoccupazione è quella di non aver avuto alcuna smentita a questa voce che circola, che vorrebbero chiudere gli uffici di Chieti e trasferire tutti magari a Firenze. È un'idea, in effetti non c'è né una conferma né una smentita, però loro ritengono che ci siano concreti elementi per ritenere che il tutto sia possibile. E naturalmente si sono rivolti a tutte le istituzioni, quindi oltre che a noi anche alla Regione, alla Provincia, al Comune, e cercheremo tutti di fare qualcosa. Noi abbiamo raccolto tutte le loro idee, tutto quello che ci hanno suggerito, ci hanno presentato un dossier molto corposo e cercheremo, magari d'intesa anche con le altre istituzioni, di poter fare in modo che possano restare su Chieti, perché sarebbe veramente purtroppo un ennesimo duro colpo inferto alla provincia se viene tolto anche questo ufficio, questo stabilimento dove insomma fanno delle cose sicuramente meritevoli. Quindi speriamo che si possa ottenere qualcosa, noi ci faremo subito portatori verso il governo di quello che ci hanno detto i sindacati, i lavoratori, speriamo che si possa ottenere qualcosa. Sono previsti comunque altri incontri, siete rimasti? Sì, infatti noi siamo rimasti, ho detto a loro che in qualunque momento siamo come sempre disponibili a parlarne, noi adesso stiamo raccogliendo le idee, abbiamo fatto un verbale di quello che si è detto oggi, ne parleremo con le altre istituzioni, vediamo congiuntamente quello che possiamo fare.